Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Oggi inizio il mio primo vero ufficiale decluttering. Io sì, nella mia vita è capitato di aver scartato, buttato dei prodotti, di averli regalati, ma un vero e proprio decluttering in realtà io non l'ho mai fatto, quindi è il mio primo video decluttering in assoluto. Vi chiedo scusa in anticipo se magari sarà un po' così disordinato, incasinato, se mi ingarbuglierò, oppure insomma, se sarò troppo lenta, troppo veloce in base a quelli che sono gli standard graditi qui su YouTube o sui vari social, ma ripeto, è la mia prima volta in assoluto e spero anche che l'inquadratura sia decente. Allora, inizio con le basi, con i prodotti per le basi. Quindi fondotinta e poi passeremo ai correttori. Qui dentro, come vedete, c'è una grande confusione per non usare parole, diciamo, più pesanti. E quindi vorrei fare decisamente un po' di ordine. Metto direttamente in questo cestino vuoto quello che decido di regalare o di buttare, e invece da questa parte quello che decido di tenere, e poi rimetterò tutto qui dentro, si spera in maniera più ordinata. Allora, cominciamo dai due fondotinta che ho qua davanti e che decluttero sicuramente. Ve ne ho già parlato. Il primo è quello di Revolution Earl Filter. Che a me non piace per niente, è un fondotinta a lunga tenuta dalla grande copertina, ma per me è davvero un pastone, non riesco proprio a farlo funzionare, non riesco ad utilizzarlo nemmeno con la spugnetta, è troppo asciutto, troppo coprente e su di me si vede troppo, mi segna anche, quindi per me è un no assoluto per il mio tipo di pelle. Così come decluttero questo fondotinta di L'Oreal, l'Age Perfect Serum Foundation, che onestamente non mi ha conquistato, cioè non è malaccio, però ho tanti fondotinta che mi piacciono molto di più, quindi io questo magari lo regalo a qualcuno che lo può apprezzare. Allora, per due che ne decluttero, due che tengo assolutamente, vabbè, questo è nuovo, ve l'ho mostrato in un recente video haul, è il Dior Backstage Face and Body Foundation che non ho mai provato, è ancora sigillato, c'è nella tonalità 2 Warm, quindi questo conto assolutamente di provarlo. Anzi, aspettate, questi due che decluttero li metto qua e questo lo metto qua. Poi questo di Chanel, Le Beige Eau de Teinte, allora è un po' controverso come prodotto, sinceramente tornando indietro non so se lo ricomprerei, è bello il feeling, l'esperienza diciamo di applicazione, è un bel prodotto, una coprenza quasi inesistente, dà una buona dose di idratazione e di luminosità, il problema qual è? Che mi lucida tantissimo, non so per quale motivo. Ma io questo fondotinta, soprattutto in estate, che è la stagione, sarebbe la stagione perfetta per utilizzare questo fondotinta, non riesco ad apprezzarlo perché dopo 2 ore divento una cotoletta. Io non ho pelle mista o grassa. Si vede che su di me proprio non funziona. Ne ho usato, come vedete, un terzo, diciamo, però io al momento non lo decluttero e lo riprovo. Magari la mia pelle nel frattempo è cambiata e magari riesco ad utilizzarlo meglio. Adesso passiamo a questo che è nuovo, il fondotinta di Pat McGrath, che tengo assolutamente perché mi piace molto, coprenza leggero media, molto fusionale con la pelle, finish un luminoso però naturale, è un po' simile come finish, come effetto al mio adorato NARS Reflecting Foundation, Light Reflecting. E questi ovviamente li tengo tutti e due perché al momento sono i miei fondotinta preferiti e li metto qua. Poi, questo di Yves Saint Laurent, anche questo è un nuovo acquisto, quindi lo tengo assolutamente. Questo di Charlotte Tilbury, anche questo mi fa lucidare come una bestia, è molto leggero ma molto luminoso e questo sinceramente non saprei. Per il momento lo tengo in stand-by, lo riprovo un paio di volte, ma se continuerà a non convincermi la resa su di me, mi sa che lo regalerò. Così come per il momento voglio tenere anche questa, diciamo, perfezionatore di incarnato di una vecchia collezione di Kiko, che ha già quasi 2 anni, quindi dovrei provare, dovrei sentire se la formula è ancora performante.
Non fa brutto odore e sinceramente fino a quest'estate lo voglio tenere, poi quest'estate deciderò se è il momento di declatterarlo. Poi, questo invece, ecco, lo vado a declatterare, l'Eltimix Foundation, non perché non sia un buon fondotinta, perché per il prezzo che l'ho pagato, circa 7 euro, è carino. Però niente che mi entusiasmi, onestamente anche più di 2 anni, ho fondotinta che mi piacciono molto molto di più e quindi decido di declatterarlo. Questo invece lo voglio finire, è uno dei miei fondotinta preferiti della vita, True Match Nude Plumping Tinted Serum che ho nella colorazione Light Medium, sì. 3-4 light medium, per me in primavera estate è perfetto e quest'anno lo voglio finire. Così come tengo assolutamente questo di Catrice, l'HD Liquid Coverage Foundation, che è un fondotinta molto coprente, abbastanza asciutto, matte come finish, però è confortevole, cioè anche se ho la pelle secca riesco tranquillamente ad utilizzarla, ha un bellissimo effetto levigante, della grana della pelle, è molto 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 bello, quindi questo non va da nessuna parte. Questo l'ho preso da poco, è il True Skin di Catrice che ho provato solo 2 volte, quindi lo devo riprovare per farmi un'idea. Dalle prime 2 volte che l'ho provato non mi ha entusiasmato perché lo ritengo coprente quanto questo, però questo è più sottile, mi piace di più il finish naturale, diciamo matte naturale e la levigatezza che dà la grana della pelle. Questo lo trovo più presente, almeno su di me è più presente, però per il momento comunque lo voglio tenere perché lo voglio provare magari insieme a voi in un prossimo video. Così come tengo anche il Transformist, che è un fondotinta stupendo. Anche questo, diciamo, è un po' meno matte di questo. Quindi è un po' un matte però naturale, oddio, luminous matte no, però un matte decisamente naturale, stesso a livello di coprenza e anche di levigatezza, è un po' più, questo è un po' più asciutto come fondotinta, questo non è né idratante né particolarmente asciutto, comunque anche questo è un ottimo fondotinta low cost, quindi lo tengo assolutamente. Insta Monster di Kiko invece lo declattero perché mi piace come fondotinta, non è assolutamente male, ma ho preso la colorazione sbagliata, è troppo rosata per la mia pelle e insomma, non lo so, prima o poi lo proverò nella mia tonalità giusta, ma questo ha un sottotono completamente sbagliato, quindi lo declattero. Poi ho il nudissimo di Diego Dalla Palma che devo dire la verità ho usato poco, quindi me lo rimetto in pista la prossima primavera, in primavera quando appunto le temperature sono un po' più alte perché è un fondotinta piuttosto asciutto, piuttosto matte, piuttosto coprente, un po' sulla falsariga diciamo lo trovo abbastanza simile all'All Hours che ho provato già un paio di volte e comunque secondo me è un ottimo fondotinta e lo voglio utilizzare di più. Poi Radiance Boost, questo fondotinta lo tengo perché mi piace molto, si fonde bene con la pelle, è di Kiko questo, questa è una tonalità un po' scura per il mio incarnato, 4.5N, però lo tengo da miscelare intanto con questo perché questo è troppo chiaro, quindi faccio un po' e un po', e questo lo tengo per i mesi estivi perché è una tonalità decisamente più scura, quindi per me va bene in estate. Tengo anche ovviamente questa Tinted Moisturizer Oil Free di Laura Mercier che mi piace moltissimo, moltissimo, è una crema colorata che non è unta, non mi fa lucidare, è un bellissimo effetto, molto naturale, si fonde benissimo con l'incarnato, è molto molto bella, quindi la tengo. Così come tengo questo Beauty Blur Face, che è diciamo, una specie di fondotinta crema colorata di vita liberata che ho nella tonalità medium, che è un po' scura per me al momento, ma lo tengo per l'estate. L'avevo presa in sconto l'estate scorsa e l'avevo utilizzata da mettere sopra l'abbronzatura, ma l'ho utilizzata pochissimo, quindi lo voglio riprendere e rimettere in utilizzo la prossima estate. Questo invece lo declattero perché mi piace molto, è molto sottile. Questo è il My Skin But Better di Mesauda, però la formula si è un po' separata. Vedo che c'è una specie di acquetta in superficie. Non ce l'ho da molto, però insomma, la
La formula, se separata, poi è molto scuro per me, lo userei soltanto in piena estate. Non lo so, potrei provare ad utilizzarlo di nuovo quest'estate? Sono indecisa. No, dai, via, lo declatteriamo perché non mi piace com'è diventata proprio la consistenza. Poi ho questi due primer che in realtà ho usato pochissimo, sia l'Halo di Smashbox sia il Soft Focus Glow Drops di Rodial che ho trovato in un calendario dell'avvento. Questi per il momento li tengo perché sono gli unici due primer luminosi che ho in collezione. Poi ho, vabbè, i due Hollywood Fluorescence Filter di Charlotte Tilbury in tonalità light e in tonalità medium che tengo perché mi aiutano a fare una base più luminosa. Le mie gocce di D-Bronzi che aggiungo ai fondotinta troppo chiari e che danno, comunque vanno appunto a riscaldare l'incarnato e mi piacciono molto e le tengo. Questa diciamo skin tint, questa crema colorata di Wet n Wild l'ho comprata da poco e mi piace moltissimo, quindi la tengo. Invece decluttero questa crema colorata di Inglot che non mi entusiasma particolarmente, non è un cattivo prodotto, però è troppo chiara per me, il colore è sbagliato e poi insomma ho le altre che mi piacciono di più, quindi questa la saluto senza grossi problemi. Ovviamente questo di Mesauda The Skin è uno dei miei fondi preferiti della vita, lo tengo assolutamente. Così come tengo anche il che avevo qui in postazione, lo Skin Realist di Nabla, che sto usando in questo periodo perché d'estate mi fa lucidare troppo, però d'inverno riesco ad utilizzarlo. Tengo anche la Instant Bright CC Cream, che è una crema colorata CC che fa un effetto levigante, uniformante pazzesco. E mi piace moltissimo. Io ce l'ho nella tonalità medium, anche questa l'ho presa in tonalità medium per utilizzarla in estate e mi piace moltissimo. La metterò in utilizzo appena il clima si riscalderà un po'. Decluttero invece questo fondo di Wycon, il Pro Radiance Ulti Glow Foundation, perché non mi piace per niente. Si accumula sul mento, non si fonde bene con la pelle, non mi piace proprio per niente. Quindi via. Poi ho questo primer di Make Up For Ever che ho trovato in un calendario dell'avvento, mi pare di Sephora, e che non ho neanche mai usato, quindi lo tengo, è un primer idratante. Decluttero invece questo di Kiko, della Holiday Gems Glow Elixir, perché insomma l'ho usato pochissimo. Tengo piuttosto quello di Rodial e questo lo do via. Questo è una specie di gloss per la pelle, che non mi piace, cioè si può usare per il viso e per le labbra ed è di Wycon, però vi dico la verità, è una specie di gloss che rimane poi comunque appiccicaticcio, tipo è stato pensato da picchiettare sulle guance per fare un effetto glossy, l'effetto è anche carino ma rimane troppo appiccicaticcio e non mi piace per niente, quindi lo do via, lo decluttero. Tengo questo illuminante di Becca, che è un illuminante liquido che avevo preso in un kit dove c'era, mi pare, questo illuminante e quello in polvere. Insomma, questo mi piace molto, è molto power e lo uso soprattutto anche a pelle nuda d'estate, sopra l'abbronzatura e lo tengo. Poi, allora, questo primer di Elemis che avevo comprato perché mi aspettavo molto di più da questo primer, però su di me non fa praticamente nulla, però diciamo che lo tengo ancora un po', via, lo tengo perché mi pare brutto buttarlo, cioè non lo so, l'ho comprato con i miei soldi e voglio riprovarlo. Questo era un campione del fondotinta di Shiglam, quello super coprente, simile è il dupe di quello di KVD, il Good Apple, se non mi sbaglio, si chiama quello originale di KVD. Questo lo decluttero perché sì, l'ho provato, mi piace, ma non tanto da comprarlo in full size. Poi che cosa c'è qua? Allora, questo è un Glow Priming Moisturizer, quindi un primer effetto glow e idratante di Elemis e lo tengo. Questo è un Mist and Glow, un setting spray di Mesauda che ovviamente tengo.
Questo è un Prep and Prime Natural Radiance, lo vado a declatterare, è un campioncino che mi ha dato MAC, ma non lo uso mai. Poi, questo è invece un illuminante di Revolution che tengo, un po' simile sulla scia di quelli di Charlotte Tilbury o della Dolce Diva di Kiko. Sto andando veloce perché ho paura di tediarvi, eh. Allora, questi sono tutti campioncini. No, prima vediamo questo che cos'è. Un altro illuminante in formato cushion che avevo preso come rimpiazzo per quello della Dolce Diva, ma questo è di una collezione più recente, non l'ho mai usato, quindi per il momento lo tengo. Ovviamente, questo è quello della Dolce Diva che ormai sto finendo, quindi lo finisco. E questi sono tutti i campioncini che praticamente non so dove mettere perché. Quindi recupero tutti i campioncini che metterò in un altro posto, ma non so davvero dove. Questi che cosa sono? Quelli di NARS. Bah. Ragazzi, neanche le profumerie hanno tutti questi campioncini, davvero. Ah, questo è un campioncino della Halo Healthy Glow All in Wanted Moisturizer di Smashbox, che comunque è molto carina come crema colorata, quindi questo lo tengo. Qua c'è un altro campioncino della crema di MAC. Questo l'ho trovato in un calendario dell'avvento, dovrebbe essere un primer illuminante. Boh, per ora lo tengo, ma poi vedremo. Questo, vabbè, è una spugnetta per pulire, vedete, per pulire i pennelli velocemente. Non so perché sia qui, ma la tengo. Allora, tutti i campioncini li rimuovo. Qua c'è il Mesauda Fix Me Up, che è un fissante che fa durare molto bene il trucco, però è un po' disseccante per i miei gusti. E qua c'è il mio adorato All Nighter di Urban Decay, che è il primer, scusate, il setting spray che fa durare di più in assoluto il trucco. Quindi allora rimetto tutti i fondotinta che tengo. Li rimetto tutti qua. In fondo ovviamente metto quelli che userò quest'estate. In fondo ci metto anche il setting spray. I primer li metto in fondo perché tanto non li uso mai. Non ci credo, forse riesco a fare un po' di ordine. Forse è la volta buona, eh? Vediamo, vediamo un po'. Allora, quindi questi sono tutti i miei fondotinta e questi sono quelli che ho declatterato. A parte campioncini, al netto dei campioncini che adesso vedrò di selezionare, insomma, e di mettere alla prova se quelli che mi interessano, poi gli altri invece li vado a regalare. E questo è il primo step che riguarda i prodotti per la base. Adesso sarà un casino farli stare tutti in piedi, ma forse li dovevo mettere distesi. Ma vabbè, ci penserò poi in un secondo momento. Procediamo con i correttori. Correttori e ciprie. Non ho molto da declatterare qua, vi dico la verità, perché insomma, sono tutti prodotti che mi piacciono. Qualcosina però c'è. Allora, questo di Pat no, me lo tengo bello stretto perché mi piace un sacco, così come tengo quello di Mesauda che sto usando per ora che mi piace un sacco. Tengo quello di Huda che mi piace un sacco. Decluttero questo che oltre a essere troppo chiaro è anche un po' andato, secondo me, ormai è un po' vecchiotto, quindi ciao ciao. Questo che in realtà sto cercando di terminare, però devo dire che anche questo è un po' vecchietto, quindi mi sa che lo saluto. Ovviamente stavamo parlando dell'anti-age, come si chiamava? Quello di Maybelline? Cancella età di Maybelline. Sapete
sapete quanto mi piace, ma quello ormai è vecchiotto. Questo è un Radiant Touch di Wycon, che sarebbe l'equivalente, diciamo, il dupe economico di quello di il Saint Laurent, come si chiama? Quello luminoso. Vabbè, ce lo dovrei avere qua, da eccolo. È il dupe di questo, del Touche Eclat, però tengo il Touche Eclat e questo non è un cattivo prodotto, però questo, insomma, tra i due preferisco almeno sfruttare il Touche Eclat. Questo è il Magic Touch Concealer di Anastasia nella colorazione 7, che non ho ancora mai provato, quindi ovviamente lo tengo e lo metto qua. Poi questo rossetto qua, che cosa ci fa? Ah, questo! Cavolo, questo mi piaceva un sacco. Era un correttore che adesso, secondo me, non fanno più, di Bourjois, il Radiance Reveal, che era un correttore molto leggero e luminoso, ma faceva un bellissimo effetto sul contorno occhi. Allora, mi sembra ancora buono, perché questo ha 2 annetti, mi sembra ancora utilizzabile. Me lo tengo per il momento, lo rimetto in utilizzo e vedo che... L'ho utilizzato tanto, abbondantemente, però secondo me c'è ancora un po' di prodotto, quindi me lo rimetto in utilizzo, poi vediamo se lo utilizzo un altro po' e poi lo saluto. Questo di Inglot in realtà mi piace abbastanza, è molto coprente, quindi per il momento lo tengo. Anche questo di Wycon, il Smoothing Secret Lift Effect Concealer, ha qualche mese, l'ho utilizzata molto, soprattutto nei mesi autunnali, e lo tengo. Invece vado a declatterare questo di Kiko, ma sì, il Radiance Boost Primer e Concealer Duo, perché sì, non mi esalta particolarmente, non... L'ho usato, però, se devo dire la verità, non mi piace granché. E quindi al momento ho 4 correttori declatterati. Questo di Astra, che io ho in 2 colorazioni, lo tengo assolutamente. Una è una colorazione estiva, che ho usato tantissimo quest'estate quando era abbronzata, e talmente mi è piaciuto questo fondotinta che ho preso anche la colorazione più chiara e mi piace tantissimo. Correttore idratante, non segna, non fa pastone, veramente un bellissimo correttore. Mi piace tanto anche comunque il pack, vi dirò, è molto carino. Poi questo lo declattero, è un correttore di Wycon che io avevo preso in una tonalità molto scura per fare tipo contouring in crema, però non mi piace la consistenza, è troppo pastone, non mi piace, quindi via. Questo è il cancelletà di Maybelline che ho nuovo, che ho già cominciato ad utilizzare. Per me questo è un correttore passepartout che va bene sempre e comunque, quindi ce l'ho sempre uno in collezione, sempre, per il retouch, per qualsiasi cosa. Questo è veramente un ottimo correttore, così come ottimo questo di NYX Bare With Me, che io ho nella colorazione vanilla, che mi piace molto 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 moltissimo e che devo assolutamente rimettere in utilizzo, e che ne basta davvero poco, quindi dura un'eternità. Poi vado a declatterare invece questo di Catrice, l'Ultimate Camouflage Cream, che è questo in pottino. Lo declattero perché è un po' secco, non perché sia andata male, è proprio la formula che è un po' secca, non è male. Poi sul contorno occhi è molto sottile, però ragazze, ho quello di Bobbi Brown, preferisco sfruttare questo, quindi questo non mi serve, lo regalo oppure lo butto, adesso vediamo. E direi con i correttori sono a posto. Ora, primer occhi. Allora, primer occhi, a parte quello di Urban Decay e di Kiko che ho nel cestino del mese, che sto utilizzando su base quotidiana, questo di MAC lo tengo perché era in assoluto il primer che mi faceva durare di più l'ombretto, quindi lo tengo perché lo voglio riprovare, voglio vedere se è ancora in buone condizioni. Questo, la colla di NYX, la colla glitter, per glitter di NYX la tengo. Questo di Beauty Bay l'ho comprato da poco, ma non mi piace, non mi fa durare gli ombretti. Comunque gli voglio dare, siccome è recente come prodotto, lo voglio tenere, magari riprovandolo fra un paio di mesi. Non si sa mai, le situazioni e le condizioni della palpebra possono cambiare, e comunque se non mi piacerà fra 2 mesi lo saluterò senza problemi. Tengo anche questo di Smashbox, che quasi come quello di MAC è molto... diciamo durevole, fa durare
tanto gli ombretti, diciamo, questo è quello che lo fa durare di più, ma è molto appiccicoso e mi dà problemi con la sfumatura degli ombretti. Questo un po' meno, ma quello di Urban Decay al momento è quello che mi sta piacendo di più perché non è eccessivamente appiccicoso. Poi sapete che ho da provare anche quello di Mulac che ho preso recentemente, insomma, che poi proveremo insieme. Cipri, allora, di cipri non ho da declatterare nulla, ma ve le mostro velocemente. Allora, ho la Close Up di Nabla, che ovviamente tengo, la Light Velvet di Mesauda, che è una cipria che non fanno più ma che mi piace molto, la Astra Velvet Skin Loose Powder, che mi piace molto, la Mini Taglie di By Terry, che mi piace molto, la cipria traslucida di Kiko della collezione Lost in Amalfi, che mi piace molto, questi due fondi in polvere di Kiko nella tonalità 3 e 4 della Dolce Diva, che sono meravigliosi, sono dei fondi in polvere idratanti, levigati, stupendi, stupendi. La cipria cotta di Kiko, che mi piace molto, e quindi ovviamente la tengo. Quella di Charlotte Tilbury, che ho comprato da poco e che assolutamente tengo. Questa di Make Up For Ever, che è traslucida e che comunque, diciamo, ha un bel effetto blur, e la tengo. Poi c'ho un backup della cipria di Kiko, la cipria, diciamo, traslucida. Sapete quanto mi piace per settare in inverno soprattutto la base, e quindi questa non va da nessuna parte. In realtà avrei anche come cipria traslucida questa di Kiko della collezione Tuscan Sunshine, che è sempre molto sottile, molto impalpabile, che non so se tenere o dar via. Casomai la tengo, me la porto in ufficio e me la tengo lì per i ritocchi. Ecco, quindi per quanto riguarda i correttori e le ciprie, sto... Ah, poi c'ho questa di MAC, scusatemi, la Mineralize Skin Finish, che mi piace molto, non va da nessuna parte. Però ecco, non trovo una grande differenza tra questa di MAC e quella di Kiko, se non che quella di Kiko costa la metà. Quindi regolatevi voi. Quindi alla fin fine sto declatterando questi correttori e li metto nello stesso cestino dove ho messo i fondotinta. Allora, io direi al momento di fermarmi qui e nella seconda parte invece vedremo tutte le terre e tutti i blush e se ci arrivo anche tutti gli illuminati, insomma tutti i prodotti in polvere, sempre per la base. Poi successivamente faremo i prodotti liquidi o in crema, e poi passeremo agli occhi e lì ci sarà da divertirsi. Ma per il momento vi saluto qui. Ciao, alla prossima! Prima di chiudere il video vi faccio vedere il cassetto al termine del decluttering. Quindi qua abbiamo tutti i prodotti liquidi per la base, cioè i fondotinta e le creme colorate, e qua tutti i prodotti in polvere. Quindi abbiamo le ciprie, fondotinta in polvere, e qua tutti i correttori. Dai, un po' meglio di prima. Qui di fianco ho messo i campioncini così non danno fastidio e niente, tutto qua. Ci vediamo al prossimo giro di decluttering. Ciao!